camion si appostarono in fondo ai vicoli che danno nel portico d'Ottavia, o in piazza Giulia, come la chiamano i romani. Questo fu l'epicentro della retata. Era un reparto delle SS, 85 specialisti venuti apposta da Berlino. Si annunciava un giorno grigio, la pioggia cominciò a cadere poco dopo le 4. Era il 16 ottobre del 43. Tutto intorno c'erano stati degli spari, un espediente per tener chiusi gli ebrei dentro le case. Avevano gli elenchi perfettamente aggiornati. Perché non furono distrutti dopo il 25 luglio, dopo l'8 settembre? Li trovarono, ormai è certo, negli uffici della Direzione Generale Demografia e Razza. L'arrivo delle SS fino al primo portone fracassato non fu udito da nessuno. Appello era giunto a Roma 2 giorni prima. La maggioranza di quei soldati non aveva mai visto la capitale del nostro paese. Riempiti i camion, prima di consegnare i carichi ai reparti di stanza a Roma, fecero all'alba un giro per la città. Un po' di turismo, insomma, con scrupolose visite ai monumenti. Si racconta di un autista che abbandonò per un attimo il camion e di un romano che glielo soffiò con tutto il carico, ma nessuno ci ha confermato l'episodio. Ecco un altro ottobre, piazza Giulia dopo 20 anni. Il ghetto è quello di una volta, si fa presto a riempire nuovamente una piazza. Dei 2091 romani ne tornarono 101, 1286 furono presi qui e ne tornarono 11. Sono qui, non so precisamente dove, ma qui, in questa piazza. La mattina del 16 ottobre è stata una giornata che non dimenticherò più. Avevo 10 anni. Mia madre venne a casa dicendo che portavano via tutti, bambini, donne. Ci vestimmo presto e andavamo a lottare quando sentimmo bussare i tedeschi. E picchiavano forte al portone. Allora venne una cattolica del primo piano e ci fece: venite dentro che ve salvo io. E infatti quando uscimmo dal portone vedemmo che i tedeschi bussavano un'altra casa. Allora scappammo. E vedemmo anche delle amiche mie, delle scuole, Calò, Elena, 8 figli ci aveva. E montavano sopra i cami, piangevano, urlavano. Poi mia sorella, quella più grande, è rimasta dietro. E mamma disse: vai via che Marina vado io a salvarla. Invece passò un cattolico e la salvò lui. Disse che era figlia sua. Mia sorella era uscita di casa, quando è entrata la sera ha trovato casa vuota dai tedeschi, si sono portati via il marito con 6 bambini. Allora lei la mattina mi ha chiamato e mi ha detto: Fortunata, vogliamo andare al collegio militare. Siamo andati al collegio militare, abbiamo tutta la scena. Allora mia sorella ha detto: dice, io vorrei raggiungere mio marito con i bambini. Allora un interprete tedesco non capiva. Allora quello italiano ha detto: che cosa desidera signora?
Desidero di andare ad aggiungere mio marito e i bambini. Dice, signora, mi dispiace, ma è tutto esaurito, non c'è più niente da fare. Allora, mentre che loro uscivano fuori, con le mani dalle camionette facevano ciao così. Allora i tedeschi con le baionette gli andavano sulle mani. Hanno coperto le tende e sono scappati via. Lei se n'è andata e non l'ho vista più. Un altro cognato è venuto a casa e mi ha chiamato. Guarda, fortunata, che tua sorella è partita e se n'è andata. Ma come? Ci è andata a raggiungere il marito coi figli e non l'ho vista più. Io sono tornata a casa, ho chiamato a gran voce, mamma, 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 e non mi ha risposto più nessuno. E a casa c'era mia madre, quattro sorelle e tre nipoti, delle quali il più piccolo ci aveva 9 mesi. Si chiamava Elena Di Porto, la conoscevano tutti per il coraggio che c'era nel quartiere. Quella mattina, quando i camion si divisero in 3 scaglioni per far salire gli ebrei, essa andava da un camion all'altro portando aiuto a tutti, una parola buona per tutti, e diceva, state tranquilli che non è niente, che fa un viaggio, così, ci portano a lavorare, ma non ci fanno niente. Portava coraggio a tutti. A un certo momento mi la cognata salì con 4 ragazzine attaccate alle gonne, sopra un camion, si precipitò da quella parte e disse, dammene uno, te lo porto io, anche questo è mio figlio. Ma vattene, ancora te può salvare, ma ha salvato tuo figlio. Le vi stanno già alzando, dammene uno di questi. Io vengo con voi. Ci aiuteremo a morire. Sono venuti in casa, hanno preso me, mia moglie e 3 bambini, di cui la più piccola aveva 6 mesi. Ci hanno fatto seguire e ci hanno messo sopra dei camion e ci hanno portato in via della Lungara. La Lungara era una scuola d'allievi ufficiali. Là con altri miei correligionari abbiamo sostato due giorni. La mattina seguente ci hanno portato con dei camion alla stazione di Tiburtina, dove è iniziato il viaggio. Mentre il treno proseguiva, fu una donna che diede alla luce a un bambino. Finalmente, dopo un po' di giorni, raggiungemmo Padova. Da qui una breve sosta e riprese il viaggio verso la Polonia, dove arrivai e da quel giorno mi chiamarono Hunter, Taxus, Sex, Hunter, Traizuan. Tra me e lui ci sono 113 numeri di differenza. Ce l'hanno stampigliati la mattina stessa che siamo arrivati al campo di Birkenau. Un interprete tedesco ci aveva detto chi è che voleva andare al campo di Birkenau. A piedi ci poteva andare. Mio padre per fortuna disse andiamo a piedi che ci sgranchiamo. Lasciai mia madre, mia sorella e mio zio. Io e mio padre e mio fratello insieme ad un altro gruppo siamo andati al campo di quarantena. Nella giornata stessa siamo riusciti a sapere che tutto quel gruppo che era andato sopra i camion era stato eliminato nella giornata stessa. Dopo 3 mesi circa mio padre è caduto e è morto. La sera l'ho dovuto mettermelo sopra le spalle e portarlo al campo dove si rientrava. Quello che le racconto non è nulla di straordinario, non è di strano. Qua dove ci giriamo non sono che dolore. Quella mattina ho visto tutto. Anche a me hanno deportato mia sorella con 4 bambini e mio cognato. E in questo palazzo, una donna in stato interessante, i tedeschi si bussarono alla porta, io ero nascosta in casa mia. E vedendo questa donna andò a aprire disinvolta, l'ha presa e dice guardi io sono al 9° mese di gravidanza, non mi portate via. Dice venga, io la mandavano via. Dice ma non mi portate via. Con il calcio del fucile io vidi dietro la schiena questa donna cade in terra così in stato interessante e mi venne da piangere. Non mi voglio più ricordare niente, basta. A me me ne hanno portati via 14, tra la Germania e le Fosse Ardeatine, mia madre, 2 sorelle, mia cognata, 4 bambini e mio figlio, e mio marito, mio padre e mio fratello alle Fosse Ardeatine. Gente che, malgrado tutto, crede da millenni nell'autorità, qualunque essa sia. Avevano consegnato a Kappler i 50 chili d'oro richiesti e si sentivano tranquilli. Con la richiesta dei 50 chili d'oro hanno dato garanzia che tutto quanto sarebbe finito. Ma invece una mattina mia moglie apre la finestra, vede i tuoi amici miei sul cornicione. Fa, dice, cosa fate? Si sveglia tuo marito che siamo circondati dai tedeschi. Siamo circondati dai tedeschi. Cioè sì, io mi alzo. Scendo per le scale, la prima cosa guardo il portone, si era ben sparato, chiamo la portiera e poi dice che nessuno apre qua in quel momento dei colpi di mitra forte. Mi metto, scappo nel cortile e comincio a chiamare Alberto, Mario, Angelo, venite giù, datemi di mano che qua c'è da salvarvi, è salvabile, uomini, donne, bambine, donne incinte, scappate, veniamo via. E quante persone ha salvato quel giorno? 30. È vero che quando i familiari di quelle persone la ringraziano ancora oggi per quello che lei ha fatto quel giorno, lei protesta, perché? Protesta sì, perché qui l'ho salvato e le vostre piatine sono morte. Ma loro mi ringraziano per la faccenda che mi dicono, perlomeno sono morti qui, che un giorno portiamo un fiore.
Senta, di casa sua quante persone ha salvato? 4. Mia moglie e 3 bambini. E quante non è riuscita a salvare? Tanti. In mezzo c'è mia madre, 2 sorelle e un fratello. Lei personalmente dove si è salvato? In una chiesa cattolica, che era dietro al nostro palazzo, con l'aiuto di un padre. Con quante altre persone? Una 30. Senta, signor Disegni, mi vuole indicare il percorso che avete fatto quella mattina? Sì. Si razziava in quel momento anche in altre parti della città, ma erano prelevamenti isolati, con drammi senza eco, non una tragedia tumultuosa e risonante come nel ghetto. Nei cortili dall'intrico delle case, saltando dalle altane, dai ballatoi, dagli abbaini, dalle terrazze. Vecchi, bambini, donne furono gettati da mura di 5 metri e svicolarono verso il Tevere o l'Araceli. Sotto il portico, in un angolo della piazza, caricarono la famiglia più numerosa. Se ne salvò uno solo. A 60 anni, dicono che camminando accarezza i bambini, spontaneamente, senza accorgersene. Il 16 ottobre andò a Papi a bere sigarette e rivenendo indietro non trovai più nessuno. Dice, ma hanno portato via i tedeschi. Io andai detto vado là per consegnarmi pure io e mi fecero, per l'amor di Dio, non ci andavo. Per l'amor di Dio, ti metterlo dritto non esci più. E così non ci ha detto. E lì tutte le sere mi ubriacavo, le buttavo giù, tutte e 9 non sono tornati, 9, 5 femmine e 4 maschi. Aspetto la speranza che abbraccerò un figlio, uno, quello che sia. E magari mi venisse il più piccolo, il più grande, il mezzano, qualunque sia. È sempre quello il sentimento, aspetto sempre uno di quelli che il Signore me li manda. Non ne sarà più, non la faccio proprio più. Speriamo che Dio benedetto me la mandi qualche duro. Non è vero che si muore di dolore, vero? No, non si muore di dolore, si muore di piacere. Se mi viene qualcuno io morrei subito di contentezza. Con questo non ne la faccio. Avanti, testa croce, croce. Oggi i bambini raccontano che quella mattina vennero dei camion tutti dipinti di nero. L'hanno saputo dai grandi. Ma non è vero. I camion erano grigi, coi taloni verdi. Li videro neri, se li ricordano neri, ecco tutto. Le partenze avvennero nella giornata del 18 ottobre, dal pomeriggio fino a notte alta. Nazisti e fascisti furono elogiati da Berlino. Un buon lavoro, più gente del previsto, e senza dare troppo nell'occhio. Furono invagonati a caso, disperdendo le famiglie nei carri, lasciando alle madri solo i lattanti. Ecco Quirino Zazza, il capotreno che dovette scortare uno dei convogli. Credevo che fosse un treno merci comune. Arrivato lì invece vidi che era un treno carico di persone, di gente. E ogni carro ci saranno stati circa 70 persone. Vedi che questa gente urlava, strillava perché voleva acqua, buttavano dei bigliettini per farli recapitare ai loro parenti, ma questi tedeschi che stavano intorno al treno non facevano avvicinare nessuno e proibivano assolutamente di raccogliere o prendere o dare aiuto a questa gente. Partimmo e lungo il percorso sentivo degli urli, delle grida, dei pianti. Allora andai dal macchinista, io
e gli dissi di frenare leggermente per evitare che questa gente cozzasse una contro l'altra. Poi, lungo il percorso, da un carro delle urla sentì che dicevano che c'era un morto dentro il carro. Allora fermai e dissi al tedesco che c'era da levare questo morto da dentro un carro. Mi feci capire. Lo presero, lo adagiarono per terra, lungo la linea, e ripartimmo, diedero ordine di ripartire.